Ciao ragazzi! È tornata insieme ai pronostici della Serie A, è tornata anche la nostra cucciola che sta Ciao! È crescendo, più è grande! enorme, è sempre più grande. Pesa Vabbè, un sacco! pesa, si sì, comincia a pesare tanto, pesa 14 kg tra un po'. E purtroppo sì, cresciamo noi, crescono i nostri cani, ma crescono anche i nostri punti nella nostra rubrica dei pronostici, cioè, che aggancio fantastico. Ci eravamo lasciati subito dopo la sosta con i risultati dei nostri pronostici che avevano lasciato una classifica tra noi due un po' interlocutoria, con la Sara che aveva 36 punti, io che ne avevo 34. E i nostri ascoltatori principali, cioè Moreno Sala che veleggiava 45 punti al primissimo posto e Ci Mirko abbiamo anche Siviero, vinti. a 32, un po' dietro. Questa era la classifica temporanea, insomma, tra di noi c'è come sempre molto equilibrio, chissà che questa non possa essere la giornata buona dove l'equilibrio proprio raggiunge il pareggio. Può essere, ma non sarà facile perché i pronostici di questa giornata sono tosti, come spesso capita, ma ci sono alcune partite che mi hanno messo un po' in difficoltà. No, anche a me. Cominciando con Napoli-Torino, dove normalmente avrei dato una vittoria al Napoli, però sai con chi che sto parlando, sapete al massimo, Io. si presuppone che sia più di una persona che guarda questo video. E insomma, dopo tutto questo incensare Napoli, giustamente per il bellissimo campionato che ha fatto finora, attualmente primo in classifica con l'Atalanta, prima nella classifica della Champions e tutto il resto, secondo me sfidare il Torino, che è comunque una squadra ostica, può dare qualche problema. È vero che è comunque in casa, Napoli. Occhio insultare i napoletani che poi ti vengono a Sì, nel commentare video sotto della i video. reaction molti napoletani mi hanno preso a mazzate virtuali. E, però io ho sempre detto Napoli gioca benissimo, un'ottima squadra. Secondo me contro il Milan hanno vinto in maniera un po' così. Diciamo che è una partita che gli è girata bene, sicuramente a noi male. Però ecco, io voglio dire che Napoli-Torino finirà 1-1. Sono consapevole che è molto più probabile che vinca il Napoli, però voglio provare a azzardare questa sorpresa. Poi Infatti io dico 2-1 per il Napoli. molto più probabile, però dico che spesso quando giocano queste squadre che vanno bene, vengono molto incensate, dopo una sosta, sai, sempre partita un po' così, col Torino che è una brutta bestia, ci può anche stare il pareggio. Ovviamente io me lo auguro da milanista perché dovremmo cercare di mangiargli dei punti. E poi c'è il big match di questa giornata, Inter-Roma. Partita tosta, l'Inter è abbastanza in crisi, viene dalla sconfitta con l'Udinese. La Roma pure non vive un momento felicissimo, ha perso l'ultima partita con l'Atalanta, seppur non meritando, giocando comunque una discreta partita. E difficile, molto difficile, però l'anno scorso l'Inter ha sempre vinto con la Roma dominando. Secondo me quest'anno il gap si è un po' ridotto perché l'Inter ha perso qualcosina, specialmente visto che ancora Lukaku non ci sarà e la Roma ha guadagnato sicuramente qualcosa, specialmente con Dybala, visto che gli altri poi sono infortunati, mi riferisco principalmente a Wijnaldum. Dico che l'Inter vincerà, ma a fatica, 2-1. Spero di sbagliarmi, chiaramente. Io invece dico pareggio 1-1. 1-1 che mi farebbe comodo da milanista, un bel pareggio dell'Inter, ma un punticino per entrambi, non lo disdegnerei affatto. Però io provo a dare la vittoria all'Inter, spesso lo faccio, poi magari se non vince l'Inter non sono così triste, ecco. E poi Empoli-Milan, ecco, questa è la partita che noi dobbiamo necessariamente vincere, Vincere, dopo aver sì. perso col Napoli in una partita comunque ben giocata. Bisogna assolutamente tornare a macinare punti, anche perché l'inizio del campionato del Milan non è stato proprio sfavillante come l'ultimo anno, quindi bisogna cominciare a macinare di nuovo, a Ingranare. ingranare. Credo che con l'Empoli sia la partita giusta. Occhio perché l'Empoli comunque gioca bene, finora quando ha perso ha sempre perso di misura e ha sempre dato fastidio a tutte le squadre, la Fiorentina che ci ha pareggiato, la Roma che ci ha perso comunque di misura colpendo anche due pali, insomma, una squadra non banale l'Empoli. Ho voluto un po' strafare. Ho messo 3-0 per il Milan. Sono consapevole che è esagerato anche perché siamo anche con parecchi infortunati. Però Sì. volevo mettere 0-2. Volevo Cattivella, mettere 0-2, ma alla fine eh. Io ho messo 0 ha numero. messo lei. Quindi, vabbè, da un lato meglio che ho messo 0-3, No, almeno sono l'avevo messa diversi. lei. Non lo sapevi cosa avevo messo. No, dico appunto, è bene che Ah, non ho che è messo andata 0-2, bene, perché se no ha gli ok. stessi pronostici, non ti posso recuperare. Se facciamo lo stesso pronostico, alla fine possiamo far pareggio. Effettivamente. E anche perché vorrei che il Milan non prendesse gol una volta tanto, quindi volevo anche mettere 1-3, poi ho detto, oh, dai, una volta che magari non prendiamo gol, no? Speriamo, speriamo. Lazio-Spezia, ecco, la Lazio con le piccole in genere è la squadra che vince agevolmente, ha vinto ad esempio l'ultima 4-0 con la Cremonese.
Io dico che anche con lo Spezia vincerà agevolmente, metto 3-0 per la Lazio. Io quasi simile, ma no, quasi uguale, voglio dire, ma 3-1. Sì, con la Lazio che continuerebbe il suo ottimo campionato finora, è alla pari col Milan comunque, quindi insomma, ottimo campionato per la Lazio fino a questo momento. Lecce-Cremonese, ecco, una di quelle partite difficili tra due neopromosse, e io qua sono andato sul tranquillo. In genere il mio risultato di sicurezza in queste partite è sempre il classico 1-1. Secondo sì, me... Sì, sono quelle partite da salvezza che non sai mai che cosa mettere, perché ogni partita di quelle è giocata, secondo me, al massimo, e quindi... Anch'io ho messo pareggio. 0-0. Ci può stare anche 0-0, ci può stare. Le vedo giocare più sulla difensiva, non lo so. Poi sì, magari... Sicuramente è una partita importante per entrambe le squadre, perché ovviamente per salvarsi le neopromosse, insomma, quando sfidi un'altra neopromossa è una delle partite più importanti, e ci può stare appunto che finisca in pareggio e che alla fine nessuna delle due si vuole fare troppo male. Sampdoria-Monza, anche qui. Anche difficile. Qui è la sfida salvezza. Difficile, che Sampdoria sta facendo schifo. Il Monza pure, ma viene dalla vittoria in attesa con la Juventus. E io qua mi sono giocato lo 0-0. E detto, vabbè, magari è la classica partita che alla fine, un po' come ho detto prima, finisce 0-0. Anch'io qua. Cioè, abbiamo fatto il 3 di prima, ho messo 1-1 e lui 0-0. Esatto, 1-1, 0-0, 0-0, 1-1. Abbiamo invertito i pronostici. Sì, sono quelle partite che non si capisce per mai. Sicurezza metti sempre pareggio, poi non sempre succede così, però magari una delle due sì. Sassuolo-Salernitana, ecco, qua abbiamo messo lo stesso risultato, ovviamente l'abbiamo fatti senza guardarci, un po' a sorpresa perché io pensavo di aver messo un risultato a sorpresa, cioè la vittoria della Salernitana 2-1, e invece l'ha messa anche lei. Esatto, anch'io ho messo vittoria della Salernitana per 2-1. E quindi non so, sinceramente nelle ultime partite il Sassuolo l'ho visto un po' spento, quindi invece la Salernitana l'ho vista un po' più carica. Sì, sta giocando un buon campionato la Salernitana, nonostante, se non erro, l'ultima partita l'abbia persa, ora non ricordo, potrei sbagliarmi. La Salernitana, sì, mi sa che ha perso con il Lecce, esatto, Lecce-Salernitana 2-1, che perché è quella che non abbiamo pronosticato. È stata una sconfitta un po' in attesa, però la Salernitana ha giocato male quella partita. Però chissà, adesso magari col Sassuolo tornerà a macinare punti, anche se ne ha fatti a sufficienza per quello che è l'obiettivo, cioè la salvezza. Andiamo avanti, Atalanta-Fiorentina. Anche questo può essere considerato un big match. Diciamo che la Fiorentina è entrata un po' nel novero delle grandi dopo il settimo posto dell'anno scorso. L'Atalanta da diversi anni ormai c'è, e quindi... Partita anche qua difficile da pronosticare. Molto tesa. Io alla fine ho deciso anche qua per un pareggio 1-1, perché la Fiorentina l'ho vista di nuovo bene nell'ultima vittoria col Verona dopo un periodo molto negativo, e l'Atalanta l'ho vista, cioè ha battuto la Roma, è vero che subisce poco, ma l'ha battuta soffrendo parecchio. Secondo me potrebbe essere la volta che ci esce un pareggio, ma tutto può essere, chiaramente. Io invece qua mi sono sbizzarrita, ho detto un bel 3-2 per l'Atalanta. Secondo me viene fuori una bella partita. Sarebbe una sorpresa, soprattutto considerando che l'Atalanta finora ha preso pochi gol. Se non erro, la difesa migliore del campionato. Quindi sarebbe una bella sorpresa, ma chi lo sa. E poi andiamo avanti con Juventus-Bologna. Ecco. Anche qua una partita in questo momento difficilissima da pronosticare, perché la Juve viene da un momento terribile. E io ho detto la stessa cosa quando ho pronosticato la vittoria col Monza. Cioè ho detto, vabbè, col Monza vincerà, viene da un momento pessimo e hanno perso. E qua viene da dire la stessa cosa, il Bologna non è in un gran momento, la Juve neanche, ma la Juve non ci credo che continua a pareggiare e perdere. Secondo e quindi... me non può perdere col Bologna. Io stavolta ho messo 2-0 per la Juventus. Io ho messo 1-0 per la Juventus. Va bene gli infortuni, va bene tutto, che poi se non sbaglio, a parte Pogba e Di Maria, li hanno recuperati quasi tutti gli infortunati, vabbè, è lungo di gente chiesa. Però insomma, cioè, è ora che torni a vincere, non dico per lo scudetto, anche solo per andare in zona Champions, non può continuare a perdere punti, cominciano già a essere 7 i punti di distacco dalla vetta, e sono tanti, io non ci credo che ne perdano ancora. Poi dovesse succedere non mi dispiace, che la Juve è sempre un rivale... E anche a me dispiace, per il mio Bologna. La Juve è sempre un rivale accreditato per lo scudetto comunque, quindi se perdono, se in un momento difficile perdono punti è altro che bene, anche se in questo momento non stanno andando benissimo, sono abbastanza lontani, ma insomma il campionato all'inizio e le distanze sono minime. Ultima partita del Monday Night, lunedì sera, Verona-Udinese. E questo abbiamo messo il risultato uguale, anche se un risultato particolare. Abbiamo messo entrambi 2-2. E qua io ho giocato sul discorso dell'Udinese, sta facendo un campionato strepitoso, ma comunque l'Udinese non può vincere tutte le partite. Comunque in casa del Verona è sempre un campo difficile.
È comunque un pareggio per l'Udinese nel campo di Verona, non è un brutto risultato, ecco, quindi secondo c'è da dire me che non bisogna neanche sottovalutare il Verona, sì, perché è una buona viene squadra. dalla sconfitta con la Fiorentina, ma in generale è una squadra abbastanza temibile, anche se quest'anno finora ha giocato ben al di sotto di quelli che secondo me possono essere i suoi standard. È un diesel. Chi lo sa, tutto può essere. E niente, questi sono i nostri pronostici. Come al solito, fateci sapere voi nei commenti Diteci i vostri. quelli che sono i vostri pronostici. Come al solito, vi aggiungeremo nella rubrica nel prossimo video. E quindi, insomma, fateli pure, che poi noi calcoleremo i punti e vedremo chi ha vinto. Bene, noi ci sentiamo al prossimo video. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Siamo diventati 280. Grandissimi, avanti così. E Bravi. alla prossima. Ciao. Ciao.